No, oddio, no, no, c'ho la maledetta sanguisuga, c'ho una maledetta sanguisuga, che pizza, che pizza, che pizza, no, 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 togliela, togliela, fammi fare un fuoco veloce, che schifo. Ah, carno, carno, ho visto il carno, scusa, aspetta, 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 là, che c'ho anche l'attacco da sanguinamento, cosa vuoi, cosa, ah, ciao, ciao, no, pensavo fossi una bestia più brutta, scusa, e quanti, e quanti, e quanta gente, e quanta gente, salve, buongiorno, buongiorno, bentornati su Ark, eh. Mi raccomando, però non mi spingere in acqua che ci sono le sanguisughe, Cribbio. No, ma non ci posso credere. Ma di nuovo una sanguisuga, ma no. Adesso come faccio a mirare? No, vabbè. Ah, sono riuscito a prenderlo. Aspetta, 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 che forse anche con la sanguisuga davanti alla faccia ce la facciamo. Aia, però, aia, però. E sei salito a livello? 173, ah, però, ah, però. Ok, allora, Ginetto ci sta morendo di caldo e anche perché abbiamo uno sputo di vita. Ma mamma mia, povero Ginetto, ma che rientro traumatico però, che rientro traumatico. Abbiamo inoltre i nostri due rospini, quindi ora ce ne torniamo alla base nel deserto. Ci facciamo le selle e vediamo di testare subito questi animaletti che in teoria mi sembra di ricordare che ci permettono di fare la pasta cementizia. Aspetta compi, aspetta compi, aspetta compi. E quanti, e quanti. E dicevo, la pasta cementizia mangiando gli insetti. Cioè loro mangiano gli insetti e la trasformano in pasta cementizia. Non me lo ricordo bene, portate pazienza. Me l'avete anche scritto nei commenti da pochissimo. Mamma, sono veramente stravolta da questo trasloco, quindi non mi ricordo niente, niente. È già tanto se so come mi chiamo. Vediamo di non beccarci altre sanguisughe. Ah, ovviamente l'ultima l'abbiamo tolta sempre con il trucco del esco dalla partita, rientro in partita, perché con il fuoco a quanto pare non si possono più uccidere. Boh, chissà perché, i misteri, i misteri. Mamma mia, Ginetto, come stai messo male. Ti prego non morirci, ti prego non morirci, perché altrimenti è davvero trauma sto giro. Allora, vediamo anche di denudarlo un pochino, magari si sente un po' meglio. No, perché a me quella barretta della vita mi sembra che continui a diminuire, non aumenti. Perché? Ginetto, tutto bene? Mi devo ricordare, soprattutto adesso che è un po' che non gioco, di rifarci il siero, quello rinvigorente, non mi ricordo, quello che ti ripristina la vita, adesso non mi ricordo il nome, però la cosa curativa, la pozione curativa, ci serve assolutamente, perché altrimenti davvero, almeno questi primi episodi, la finiremo molto male. Ah, laggiù c'è la base, finalmente! Anche la stamina di sta bestia è veramente una cosa formidabile. Bravo Tilacoleo, quanto ti voglio bene. Ah, tornati a casetta, tornati a casetta, siamo salvi. Siamo salvi, Ginetto, vai a prendere altra carne, veloce. E poi vediamo di prepararci quella pozione strana. Allora, vediamo intanto di farci le selle per le nostre bestioline. Ci servono fibra, legna, pasta e pelle. Dovremmo avere tutto, dovremmo avere tutto. E la pasta cementizia dovremmo averla. Non volevo salire a bordo, ma va bene, non importa. Ok, eccola qui. Vediamo se ci abbiamo tutto. Sì, quante ne possiamo fare? Una, perché mi manca la pelle. No, non è vero, ce l'ho, ce l'ho. Aspetta che ce n'ho. Ah, come siamo super lentissimi. Ce n'ho, ce n'ho, ce n'ho. Eccola qui, guarda, quanta ne vuoi di pelle. E ecco anche la seconda sella. Ottimo, ottimo, perfettissimissimo. Perfetto, le selle sono pronte. Aspettiamo che Ginetto si ripigli poco poco. Aspetta che ti do da bere. Magari vediamo anche di iniziare a preparare la pozione con il cooking pot. Ora vedo un attimo. E poi andiamo a testare subito i nostri rosponi. Non vedo l'ora anche di farli accoppiare. Chissà che carini, girini. Ok, allora è passata una giornata e poco più. I nostri rospetti sono fuori dalle sfere poche, pronti per essere testati. Cosa c'hai, Ginetto? C'hai sete? Ha continuamente sete quest'uomo. Ecco, meglio? Sì, perfetto. Nel frattempo però ci sono state un po' di novità. Ad esempio, mi sono accorta che qui mi è nato un facocerino che io non volevo, però va bene, non importa, ti accogliamo lo stesso. Però magari avvisare prima di partorire, così la butto lì, giusto per non far morire il cucciolo, non per altro.
Ora però cerchiamo di capire un attimo chi è con l'accoppiamento abilitato, perché vorrei evitare altre sorprese. Ah, disabilita accoppiamento, eccola qui. Uno. E se tutto è andato come doveva andare, c'è anche un altro colpevole in questa faccenda, eccolo qua. Eccolo qua, voi due che fate le cosacce senza avvisare. Vabbè, non importa, piccolino, ti vorremmo bene lo stesso. Ne hai cibo, peraltro? Sì, ne ha, perfetto. Altra cosa che non mi aspettavo, aspettate che devo passare in mezzo ai fococeri, ci è comparso un Raptor Alpha livello 79 qualcosa, che ho visto qua in giro da qualche parte. Eccolo lì, eccolo lì. Allora, io in teoria non dovrei avere problemi con Crypto, giusto? Non dovrei, spero. Vorrei provare a farlo fuori, o quantomeno ad allontanarlo dalla base. Tra l'altro vedo che lui ci ignora per ora. Aia, aia, cattivello Raptor Alpha, cattivello. Non andiamo troppo vicino alla base, che sennò succede un casino. Porta pazienza. Ci vorrà l'eternità di sempre. Però vedo che sta sanguinando. Vedo che sta sanguinando. Forse ci siamo. Forse ci siamo. Vai, Crypto. Crypto, sei imbattibile. Bravissimo. Ah, troppo vicino alla base. Stiamo andando troppo vicino alla base. L'abbiamo fatto fuori. Ok, perfetto. Senza neanche troppi danni. Dai, senza neanche troppi danni. Ottimo. E la quantità di Primate immane che ci ha raccolto. La quantità di Primate. Ma porca puzzolina. Ok, allora vediamo di andare a fare un giro con il rospo. E magari cerchiamo di utilizzare la Primate in qualche modo. Non saprei come in questo momento. Beh, non importa, dai, alla fine un po' di Primate sprecata se la mangerà Crypto, fanbrodo. Allora, tu mi sei un 112, tu un 184. Perfetto, andiamo con te. Guarda che belli. Ehi, salti, che fa, ma stai scherzando? Vuol dire che tipo posso evitare di entrare in acqua quasi, quasi, più o meno. No, dannazione, un po' in acqua ci entriamo. Speravo di no. Però velocino. Veloce il rospo. Scusi, scusi, aspetti, l'assalto. Guardi, l'assalto a più e pari. Dai, è velocino, mi piace. E in acqua? Dai, non male. Meno velocino, ma neanche troppo poco velocino. Cioè, nel senso, va bene. Non ci andrei a fare la cattura di un plesiosauro, magari col rospo, però perché no, perché no. Per farsi un giretto sott'acqua, magari per prendere uno squaletto, un delfinetto. Ecco, un piragnetto, piragnetto. Ah, aspetta, 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 aspetta. Ti ho superato, scusa, scusa. No, aspetta, no, c'è una manovra, un angolo di virata un pochino ampio la bestiolina qua, però. Lo stiamo prendendo a linguate. Ah, perfetto, fatto fuori. Ah, gnam, gnam, buono. Ah, quindi così. Ah, ok, tira la linguata unica. Lunga, peraltro, ottimo, così colpiamo dalla distanza. Ah, è così dalla strisciata, la linguata di lato. Ok, ok, perfetto, buona sapersi. Vediamo un po' con chi ce la possiamo prendere. Ma guarda che belli questi stego. Signori, scusate, devo fare... Cosa vedo laggiù? Raptor! Vedo Raptor! Contro i Raptor non lo so. Ci vogliamo provare? Ci vogliamo provare. A furia di linguate riusciremo a buttarlo giù. Ebbene sì, ebbene sì. Ha però questo rospino. Zitto, zitto. E invece guarda i danni che ti fa. Guarda, 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 contro due, contro due, contro due. Non ci fate paura, faccio la linguata di lato. Faccio la linguata di lato, vi piglio tutti e due contemporaneamente. Aia, questo ci mette un po' ad andare giù. Che livello sei? 112, la peppina. Aspetta, mi ha messo nell'angolo. Nessuno può mettere ginetto in un angolo. Ok. Ah, però il rospino, che cazzutiello che è. Non me l'aspettavo per niente. Ora però vorrei cercare tipo delle formiche, degli insettini, perché vorrei testare questa cosa del fatto che ci fa la pasta cementizia. Allora, se non sbaglio, insetti ce n'erano molti nel deserto. Ah, speravo di riuscire a saltare la roccia, più o meno. Dai, ce l'abbiamo più o meno fatta. Sì, comunque fa dei saltini, niente male. Cioè, guarda qui, volendo puoi attaccare qualsiasi bestia e poi se ti sta andando male, nel senso, fuggi, ti dai alla ritirata. Pluff, è anche in acqua, ripeto, non mi dispiace per niente. Ora qua l'acqua è bassa, quindi vabbè. Però vorrei vedere nell'acqua alta come si comporta, per capire se appunto si può sfruttare per catturare
qualche bestia acquatica questo rospetto. Poi in teoria lui con dando le linguate dovrebbe addormentarle le bestie, in teoria. In pratica ho visto che le fa fuori. Quindi vabbè. Dai che c'è sempre pieno di insetti che rompono l'anima. E adesso manco uno, giustamente. Ah, ci sta sputando quello schifo di bestia. L'artropleura. Aspetta, vedo cosine piccole, vedo cosine piccole, vedo cosine piccole. Aspetta, no. Scorpione. Ah, no, 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 titano buono, non rompere l'anima, non rompere l'anima. Insetti, 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 fa vedere. Ah, aspetta, no, contro il titano buono, mi piace la faccenda, siete due contro uno, siete dei fetenti però. Ok, la situazione si mette male, come dicevamo prima, noi ce ne andiamo. No, e però quanta gente che ci vuole male, quanta gente che ci vuole male. Ah, ci sta inseguendo tutto Ark praticamente. Fatemi andare. Posso salire là sopra? Tipo, no, vigore insufficiente. Damnation. E se salgo per di qua. Ok. Mi sento già più tranquillo se stiamo qua sopra. Buongiorno. Lei sale. Più o meno. Lei un po' sale, però. Non mi piace questa cosa, non mi piace. Recupera molto in fretta la stamina la bestiolina. Ora ci allontaniamo un pochino, poi controllo se mi ha fatto la pasta cementizia mangiando quegli insettini. Ci insegue ancora gente? Sì, ci insegue ancora gente. Ah, non è fortissimo in combattimento e questo, vabbè, non mi stupisce. Ma questo metallo qua c'è sempre stato e comparso adesso, perché non me lo ricordo. Però va benissimo, è dietro casa, è stupenda questa cosa, va bene, chi si lamenta, insomma. Raptor Tech, no, aspetta, non li voglio fare fuori. Non li voglio fare fuori, che una delle prossimissime cose che voglio fare è farmi la squadrona di creature tech. Dove siete? Guardali. Bellini. Mi faccio vedere il livello, scusi. Un livello Raptor 90, buono, bellissimo. E ce n'è un altro qui, lei mi ha maschietto. Tipo la coppietta subito così, dov'è? Raptor Tech, si palesi per cortesia. Dove Creepy è andato? Ah, è qua sotto, ok. Allora, vediamo se senza cadergli in bocca riusciamo a inquadrarlo. Eccolo lì, e mi è un... maschio 129. Ok, no, devono essere nostri. Volevo far accoppiare i rospetti, ma no, voglio questi due tech. Stai scherzando, dietro casa, comodissimo. Dov'è l'altro? Ah, è laggiù. No, rospetto, scusami. Intanto, mi hai fatto la pasta cementizia? Sì, ci ho fatto la pasta cementizia, però solo quantità 6. E ci siamo mangiati 3 insetti. Cioè, mi fai 2 quantità di pasta cementizia per ogni insetto? Mi sembra un po' pochino, porta pazienza. Allora, dicevamo, vediamo di iniziare la nostra raccolta di tech e poi facciamo accoppiare in un altro momento i rospini. Portate pazienza, mamma, non posso farmi sfuggire questa occasione così ghiotta. Ok, allora direi che possiamo provare ad andare col Tilacolea a fare a compiere questa impresa. Ormai col Tilacolea ci abbiamo confidenza, si è comportato benissimo fino adesso, speriamo continui così. È vero che i raptor sono un po' più una rottura di scatole. La, eccolo, aspetta Lilo. Fammi salire sulla roccia che forse mi viene meglio per colpirti. Ma io ho di nuovo una sanguisuga. Oh, mi è sembrato di vedere una sanguisuga. Guarda che c'è una sanguisuga lì sotto, è attaccata alla bestiolina. È attaccata al mio Tilacoleo, ma porca puzzolina. Ah, da qua non fa pigliarlo però, Cribbio cacchio. Ah, mi sa che ci cado qua. No, scusi. Lei non è stato invitato. Dov'è l'altro raptor però? Speriamo non mi... No, non lo vedo più. Io volevo la coppietta. Ok, perfetto.
Quindi dicevamo dove mi è il raptor? Raptor, scusi. No, ma è andato laggiù, ma mi ha abbandonato così. Eccolo, 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 eccolo. E là dietro. Questa mi sembra molto una scena alla Jurassic Park, alla ricerca del raptor. La l'ha preso, la l'ha preso. Da dove mi arrivi? Da dove mi arrivi? Guarda che mi fa il giro lungo, che fetente. Ma guardate come si distrae con altre creaturine, ma... Vabbè, non importa, mentre si distrae noi lo prendiamo a colpi. No, non fuggire, non fuggire verso casa soprattutto. No, ma non posso averlo mancato, ce l'avevo davanti alla faccia, Cribbio. Ah, piano piano ci sto prendendo confidenza a guidare il tiracoleo mentre spariamo, più o meno, non tantissimo, ma un po'. E uno ci è andato, ci è andato. No, ma... Ah, sì, 129, ok, ho letto solo 29 e mi stavo un attimino spaventando. Ok, perfetto, allora, aspetta. Cripto, tesoro, tu avevi Primate. Tu avevi Primate. Dammi qui tutta, tuttissimissima la Primate. Devo aumentare un po' la velocità del tilacoleo. Non so se perché siamo un po' pesantucci, ma neanche troppo in realtà. Sì. Raptor, mi puoi dare un segno che non mi ricordo dove sei svenuto? No, Cribbio, dai. Ah, eccolo. Dai, mangia la Primate che sta per scadere. Veloce. Vediamo di andare a procurare anche altra carnina. Cribbio, cacchio, però. Ah, un po' di Primate fresca. Aspetta, mi ero dimenticata del Titano Boy che avevamo, a cui avevamo sparato prima. Dai, guarda che bei colori che c'ho. Non potevo farmeli sfuggire. Non era previsto che noi prendessimo i Raptor Tech oggi. Però, voglio dire, sono spawnati dietro casa. Che fai, te li lasci scappare così? Cioè, mi sembra un po' sciocco. 57%. Ok, vediamo se riusciamo nel frattempo a trovare la signorina. Che dovrebbe essere qua intorno. No, si sta già facendo notte, dai. No, signorina Raptor Tech, dove mi è andata a finire lei? L'ho vista qui l'ultima volta. Ah, eccola, ci ha trovato lei, perfetto. Aspetti, non mi colpisca troppo. Così non ci prende. Signorina, dove è andata? Ah, è laggiù, sta già fuggendo, ma... Non mi fuga così lontano, dai, per favore, che... Suo compagnuccio dall'altra parte. E c'è svenuto però, dannazio. Cosa? Maledetta mantide. Ah, insettini, adesso gli insettini. Prima che li cercavo col rospo, no, lei resti qua, io vado a cercare le Primate. Vediamo, mi serve un titano boa. Dai, siamo nel deserto, un titano boa non dovrebbe essere così difficile da trovare. Ovviamente quando li cerchi manco mezzo. Ma tutto sto metallo, ma c'era già? Ma un vuoto di memoria. Mi sembra di ricordare che no, però. Vai a sapere. Ok, un pochino di... No, me ne serve altra, dai, troppo poca. Là c'è un titano boa. Vedo roba strisciare, sì, titano boa. Perfetto, dovrebbe bastare, spero che basti. Vieni piccolo raptor, dammi un secondo, sono qui. Pa. Femmina livello 90, il maschietto come sta? Andiamo a vedere, ho paura un po' lasciare il raptor qui, ma... No dai, non c'è niente per ora qua vicino. Andiamo a vedere come sta il maschietto, dimmi che ti sei addomesticato per cortesia. Prendiamo anche una torcina che non si vede una cipalippa. Raptor. Ah, eccolo qua, si è già addomesticato. Ciao Cicci. Ciao Ciccino.
No, vabbè, che bellissimo, che sei bellissimo. Vieni, seguici che andiamo dove c'è compagnuccia. Così ci assicuriamo che nessuno se la pappi mentre si addomestica. Ah no, ho già fatto pure lei. Ehi, ragazzuoli, ma come siamo stati velocissimi. Ma ciao. E allora, ascolta, seguici anche tu, ce ne andiamo alla base, che se è anche fatta notte è il caso di andarcene a nanna. Guarda che bellini come arrivano sbrilluccicanti nella notte. Va bene, ragazzuoli, allora direi che come rientro su Ark non è stato niente male. Ovviamente ci hanno accolto le peggio bestie nei peggiori modi, però non importa, tanto ci siamo abituatissimi ormai. Io vi ringrazio ancora tantissimo per la pazienza. Sono super felice di essere tornata su Ark in compagnia di tutti voi. Vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione, e noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao.